La macchina organizzatrice del 23° Columbus Day è approdata a Chiavari, città che darà un supporto fondamentale al meeting delle comunità colombaniane nel 2022. Alle 16 del 10 luglio prossimo, nella sala consiliare di Palazzo Bianco, il sindaco di Chiavari porterà il suo saluto a tutti coloro che parteciperanno all'evento, prima della messa delle 17 in cattedrale, un momento al quale il territorio del Tigullio si sta preparando. Tutti i comuni sono coinvolti, mettono a disposizione le proprie risorse, le proprie eccellenze, le proprie capacità, questo è molto bello. Si va proprio in quest'ottica di rete, che è quello che poi è stato diciamo il motivo, il punto di forza che ci ha portato a credere anche nel progetto Tigullio 2024. Coinvolte nell'iniziativa tutte le parrocchie del vicariato di Sturla e Graveglia, intitolata San Colombano, principali custodi dell'opera evangelizzatrice dei monaci di Bobbio. Capofila il comune di San Colombano Certenoli, che ospiterà nella parrocchia di San Colombano di Vignale la celebrazione eucaristica e che sta progettando una revisione del gonfalone. Stiamo preparandoci a rifare il nuovo gonfalone, nel quale sarà inserita appunto una colomba bianca, come del resto hanno già tutti gli altri comuni che sono dedicati a San Colombano, diciamo. E se riusciamo appunto vorremmo farlo in occasione delle celebrazioni di San Colombano. L'auspicio espresso dal Vescovo De Vasini nella lettera d'invito all'incontro internazionale è che San Colombano possa essere da stimolo in questa fase del cammino sinodale a seguirlo sulla via dell'ascolto dello spirito. Vedendo un po' anche gli altri meeting, il fermento è ovviamente c'è e quindi si stanno coagulando le varie energie, le varie forze, le energie positive del territorio, sia da un punto di vista della curia, quindi delle parrocchie, ma anche dal punto di vista delle autorità civili, e quindi dei vari comuni, ma anche delle varie associazioni e delle varie realtà culturali che man mano si stanno aggregando. Senz'altro è di buon auspicio.